Un saluto ai telespettatori delle Fonti TV e ben trovati a questa nuova puntata con le interviste di Le Fonti Legal. Oggi parliamo di una nuova realtà che si è affacciata di recente, a dicembre scorso, nel mercato degli studi legali. Non si tratta di un network, ma di un'associazione professionale. Mi riferisco a Law One Tax, definito dai promotori stessi il primo studio di studi in Italia. Per capire di cosa si tratta, quindi anche gli obiettivi, il posizionamento e fare anche una riflessione sul mercato dei servizi legali alla luce di questa novità, ho il piacere di avere in studio con me il professor Pier Giorgio Valente, ben arrivato, presidente dell'associazione Law One Tax, presidente CFE Tax Advisors Europe, fiscalisti europei, chairman GTAP. Professor Valente, innanzitutto iniziamo subito col capire un po' l'identità di questa nuova realtà. Ho detto appunto all'inizio che non è un network, quindi di cosa si tratta? Poi abbiamo pensato di costituire un'associazione professionale di studi professionali. Abbiamo studi professionali con una loro realtà, con una loro tradizione, con una loro storia e abbiamo deciso di fondere insieme, di fonderci in un'associazione professionale. Un'associazione professionale che quindi ha una sua identità molto chiara, ripartita su alcune sedi. Operiamo in 10 sedi e gli studi di partenza sono 7 e quindi noi operiamo nel mercato legale, nell'area più propriamente dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro sul mercato italiano. Quello che è fondamentale è l'analisi della normativa, l'analisi delle opportunità, flessibilità e entusiasmo che fanno parte di una nuova realtà, di una realtà nascente che quindi nasce su solide radici, su di una tradizione consolidata, ma ha l'ambizione di orientarsi su tutti i mercati nuovi, vanno dal digitale, dalla cyber security, a cui noi applichiamo tutte le normative fiscali e legali italiane e internazionali. Ecco, quindi quali sono i servizi che offrite sul territorio? Noi offriamo servizi sul territorio articolati sostanzialmente con un sistema matrice, abbiamo il territorio, la classica sede, accanto alla sede noi abbiamo il mercato e il servizio. Il servizio è il servizio di natura fiscale, ovviamente, fiscalità internazionale, prezzi di trasferimento, tutte le aree riferite alla fiscalità internazionale, la fiscalità comunitaria e la abbiniamo alle linee di mercato. Quindi, con 140 professionisti siamo in grado di offrire servizi in alcuni dei mercati specialistici. Quindi partiamo ovviamente dai mercati delle telecomunicazioni, piuttosto che il mercato della moda e tutte le aree che sono le aree classiche dove operare, quindi le aree industriali, l'area finanziaria, le banche e via di seguito. Quindi il territorio è il punto di partenza, perché gli studi nascono sul territorio, ma il punto di arrivo è il servizio del cliente a livello integrato, a livello nazionale e internazionale. Molti dei nostri clienti hanno attività internazionali, sono imprese quotate italiane che operano ovviamente all'estero, imprese internazionali che hanno delle filiali in Italia. L'attività per loro è un'attività di natura specialistica, quindi occorre essere specialisti sul territorio, ma intersecare tutte quelle specializzazioni di mercato che sono fondamentali. Oggi non è più rilevante essere solo presenti sul territorio, ma partire dal territorio per servire il cliente. Quindi ogni area noi siamo in grado di coprire, partendo dal presupposto che in questo momento soprattutto l'internazionalizzazione dell'impresa italiana è una realtà, la delocalizzazione, talvolta la migrazione sono profili che noi siamo in grado di seguire e poi per le imprese estere che operano in Italia. Un'area estremamente importante è quella del contenzioso, come un'altra area importante in questo momento è la cosiddetta clinica di impresa, cioè la capacità di essere sul cliente, con il cliente, per identificare tutte quelle che sono le aree attuali e di sviluppo, potenzialmente anche in un'ottica di prevenzione della crisi. Quindi l'internazionalizzazione come un dato di fatto, l'investimento in Italia, soprattutto da parte dei grandi gruppi internazionali, possono essere gruppi americani piuttosto che gruppi cinesi o dell'area medio orientale che hanno bisogno di avere una consulenza specialistica. Ecco quindi che essere presenti sul territorio è per definizione una necessità e per certi versi anche una costante nel mercato
internazionale, ma dal territorio si parte per servire per dare servizi che siano necessariamente lungo service line rigorosamente italiani. Accanto a questo facciamo ovviamente parte di più network a livello internazionale con l'obiettivo di poter essere in grado di dare la consulenza come si conviene nel momento in cui l'imprenditore opera all'estero. Siamo in grado di seguire i nostri clienti in almeno 60 paesi all'estero e sostanzialmente in tutte le particolari aree di mercato. L'area industriale è il nostro core, è sempre stata la nostra area di sviluppo e proprio nel settore industriale noi abbiamo le tante specificità che le imprese italiane hanno operando all'estero, quindi operando all'estero con filiali, operando all'estero con stabile organizzazione. Il buon governo della variabile fiscale è oggi il tema fondamentale, ormai siamo in un sistema di scambio di informazioni tra amministrazione e quindi è necessario che le imprese imparino a scambiarsi le informazioni anche loro e che considerano le filiali estere come sottoposte sì ad una direzione e a un coordinamento, ma che ci sia effettivamente un network interconnesso di azione. Quindi il valore della governance è un profilo molto importante per le imprese italiane, come lo è per le imprese italiane che invece fanno parte di gruppi multinazionali. Quindi tematiche come scambio di informazioni, come gestione del rischio, analisi funzioni, analisi rischi, l'analisi degli asset, tutto quello che è catena del valore deve essere reso coerente con i principi normativi. Quindi l'amministratore delegato, l'imprenditore deve trovare nel fiscalista un soggetto che lo aiuta a interpretare la variabile fiscale nel modo corretto. Oggi la fiscalità assume un ruolo più critico, non è mai stata critica come adesso e per certi versi non è mai stata strategica come adesso. Quindi è una bella opportunità e come tutte le opportunità vanno colte e vanno colte insieme con un senso di generosità, di scambio di generosità, di rispetto tra di noi come soci e ovviamente nei confronti dei nostri clienti che sono il vero asset di qualunque realtà professionale. Ecco, lei ha accennato anche all'aspetto tecnologico, ovvero alle competenze tecnologiche. Mai come adesso la tecnologia, l'intelligenza artificiale comunque hanno un peso anche nel mondo dei servizi legali, quindi avete anche questa parte, insomma, create le specializzazioni, avete degli specialisti anche per quanto riguarda comunque la parte di innovazione all'interno della vostra squadra. Allora, tanti anni fa, circa 20 anni fa, scrissi un volume che era l'impresa invisibile. Quindi 20 anni fa il tema dell'impresa invisibile sembrava quasi una vertigine, sembrava quasi un esempio paradossale, come fa a essere un'impresa invisibile. In realtà l'impresa 20 anni fa era già un'impresa che si stava muovendo nel continente digitale, che doveva mantenere un piede ben ancorato nello spazio, ma nel contempo il cyberspazio stava prendendo sempre di più sviluppo in quella che allora era definita la new economy. Oggi l'impresa invisibile è una realtà, noi con molti imprenditori talvolta ci troviamo nella necessità di comprendere bene che cosa loro fanno per poter dare una consulenza, perché la tecnologia effettivamente è padrona dei ruoli, è padrona delle funzioni e quindi spesso i processi sono proprio parte della tecnologia, sono nella tecnologia, sono essi stessi tecnologia. Ecco quindi che per noi è necessario reinterpretare la catena del valore in una visione tecnologica. È importante attribuire il valore nel cyberspazio e poi riportarlo nello spazio, perché alla fine in questo momento le variabili classiche per il pagamento delle imposte, per l'accertamento dell'imponibile prima, per la definizione del valore per ogni singolo Stato, quello avviene ancora nello spazio, avviene ancora sul territorio. Quindi per noi è necessario sviluppare le attività per la cosiddetta digital transformation e per far questo dobbiamo avere fiscalisti e legali che conoscono innanzitutto la tecnologia e poi sono in grado di applicarla. È un modo per interpretare queste nuove frontiere nel modo più corretto. Oggi non è una scelta strategica, è un obbligo. Ognuno di noi deve utilizzare la tecnologia e tutti noi la utilizziamo, ma dobbiamo impadronirci della tecnologia in senso proprio, in senso tecnico, per poter definire quelle che sono le tematiche di fiscalità piuttosto che tematiche legali o di sicurezza.
Quindi noi lavoriamo con gli imprenditori anche per questo. E sempre di più vediamo che negli ultimi tempi le richieste vengono proprio da nuovi imprenditori che lanciano nuove idee, e la gran parte delle nuove idee nascono proprio nel web e dal web. Quindi è importante identificare queste linee di sviluppo ed è soprattutto importante identificarle con i giovani, che hanno una grande facilità di accesso, ma poi dopo devono essere anche i soggetti che dedicano più tempo allo sviluppo di queste attività. Questa attività se ne parla tanto, ma bisogna poi essere molto concreti, tematiche come l'intelligenza artificiale, con tematiche come la robotica, il cloud, la blockchain, sono tematiche che cambieranno il nostro modo di essere, cambieranno l'impresa e cambieranno ovviamente i gusti e le abitudini di noi consumatori. Tutto questo crea spazi per il diritto, crea necessità per una nuova visione della fiscalità e questo non è solo un tema italiano, ma è un tema internazionale. Ecco quindi che noi operiamo negli organismi internazionali. Attualmente sono presidente della Confederazione Fiscale Europea e, come lei diceva, della GITAP, che è la piattaforma mondiale dei fiscalisti, dove le tre grandi associazioni, la CFA in Europa, AOTCA dell'Asia Pacifico e l'Associazione del West Africa, fanno parte con circa 650.000 fiscalisti tutti insieme, perché è la risposta sovranazionale alle istanze proprio del digitale, alle istanze dell'ambiente, alle istanze di un'economia sostenibile. Sono le grandi istanze che noi stessi come cittadini, come società civile vogliamo. Quindi per far questo è importante non solo avere un nucleo forte nel nostro paese, e da qui la nascita di Law & Tax, ma avere anche i corrispondenti a livello internazionale e poi far parte di quegli organismi che sono gli interlocutori naturali. Interlocutori naturali oggi, oltre all'OCSE e l'Unione Europea, abbiamo il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, che sono riunite nella cosiddetta Cooperation Platform, e dall'altra parte abbiamo le autorità fiscali che si riuniscono e fanno parte anche loro di network di apprendimento, network di scambio di conoscenze, di scambio di informazione, e dall'altra parte devono esserci i professionisti che anche loro sono in grado di operare. Ecco quindi la necessità di operare a livello nazionale, ma di operare a livello internazionale. Ormai il reddito, se lo vogliamo limitare all'elemento fiscale, nasce transnazionale, nasce al di fuori dei confini degli stati. Ecco quindi che è molto importante avere una visione al tempo stesso nazionale, sovranazionale, perché il reddito di per sé non nasce in un territorio. E in internet noi possiamo dire che i soggetti sono maschere privi di senso di identità, e quindi per ogni singolo stato non è semplice tassare nel modo corretto la loro quota di profitto. Ecco quindi talvolta i conflitti tra stati e la necessità di ricomporli. Per questo è necessario dedicare molto tempo allo studio, dedicare molto tempo alla ricerca, di dare anche allo studio e alla ricerca una dimensione che sia anche una dimensione culturale, che quindi vada al di là dell'esclusiva applicazione di norme e principi, ma tutto questo è necessario ricomporlo sulla tecnologia e soprattutto per i giovani. Credo che i giovani abbiano grande opportunità e dobbiamo tenerceli stretti i giovani per definire quello che è il futuro. Noi siamo innamorati di futuro, dobbiamo avere degli giovani che magari attraverso di noi si innamorano anche loro del futuro. Le faccio un'ultima domanda per chiudere, volevo una riflessione in base appunto al suo osservatorio privilegiato comunque come fiscalista, come anche appunto presidente di One Tax, una riflessione sul mercato dei servizi legali. Lei mi diceva appunto che è necessario ormai operare a livello nazionale ma anche sovranazionale. Ritiene che questa sia una direzione necessaria per il mondo legale, o dove sta andando, diciamo, questo settore secondo lei? Gli studi legali si stanno sempre più specializzando. Specializzazione è iniziata circa 20 anni fa e sta continuando. Ormai le linee di specializzazione sono chiare e definite. Accanto alle linee di specializzazione ci sono le linee di mercato, quindi sempre di più abbiamo specialisti di un settore: fiscalità internazionale legata all'industria, fiscalità internazionale legata al mondo delle banche e dell'assicurazione o legata al mondo dell'energia. Quindi occorre essere specialisti di settore e occorre essere specialisti di aree di mercato. Quindi questo è quello che tutti gli studi, soprattutto gli studi di medie e grandi dimensioni, stanno affrontando. E le linee non sono solo linee italiane, sono linee internazionali.
occorre avere una certa dimensione, perché solo con una certa dimensione si possono effettuare gli investimenti che servono. Occorre avere un centro studi, occorre avere persone che dedicano tempo, non solo nello studio delle dinamiche normative nazionali, nella giurisprudenza, nelle migliori pratiche amministrative, ma occorre interrelarle, occorre verificarle nell'aspetto bilaterale o nell'aspetto multilaterale, talvolta nell'aspetto sovranazionale, visto come OCSE piuttosto che come Unione Europea. Quindi questa è la vera specializzazione. Accanto a questo, l'elemento del digitale è uno degli elementi importanti, quindi gli studi sempre di più cercano di aggregarsi, cercano di specializzarsi, cercano di affrontare quello che viene definito, con una frase un pochino scontata, il tema del network, dell'interconnessione. Occorre realmente essere interconnessi, la tecnologia oggi lo consente e quindi un'opportunità e un rischio vanno esattamente a braccetto. È importante identificare queste come delle opportunità di sviluppo, però è necessario obiettivamente lavorare insieme. Questo è quello che noi vediamo negli studi. In questi anni gli studi grandi sono diventati ancora più grandi e talvolta gli studi di piccole dimensioni sono a rischio di uscire dal mercato se non mantenendo un profilo rigorosamente locale, il che può anche andare bene. Però la necessità soprattutto degli studi medio-grandi è quello di aggregarsi e di avere dei corrispondenti oppure avere delle basi all'estero. Essere multinazionale significa questo, cioè avere delle basi all'estero, avere dei corrispondenti, avere delle persone con cui dialogare, con cui poter parlare sostanzialmente la stessa lingua in un'ottica di business o anche la stessa lingua come intesa come lingua internazionale che poi è l'inglese. C'è una lingua però che è la lingua più importante di tutti, che tutti noi dovremmo utilizzare sempre di più, che è la tecnologia. Quella ci rende più simili anche senza una conoscenza approfondita delle tematiche di fiscalità locale. Io la ringrazio, professor Valenti, spero di averla ancora qui, insomma, per un aggiornamento poi nei prossimi mesi. Grazie per essere stato con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Le Fonti Legal. Grazie.